Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi di nuovo un vlog e lo comincio così mentre sto cucinando. Allora, lì c'è il ragù di lenticchie, mentre invece qui sto facendo la besciamella. La sto facendo senza glutine e ho usato 200 g di burro, 200 g di farina tra farina di grano saraceno, farina di piselli e farina integrale. Allora, praticamente, per darvi le dose un po' più esatte, sperando che venga una cosa decente e buona, ho messo all'incirca 30 g di farina di grano saraceno, che ho finito, che avevo una bustina aperta, 70 g di farina di piselli e gli altri restanti 100 g di farina integrale. E niente, adesso vediamo come viene. Quelli che vedete lì sono i piatti sporchi che non stavano in lavastoviglie. E niente, adesso vado avanti e vi faccio poi vedere, perché stasera sto facendo questo perché stasera faccio le lasagne per noi e la pasta pasticciata per Maurizio e Gabriele. E quindi niente, adesso vi faccio poi vedere quando siamo a un punto un po' più decisivo, insomma. Ho aggiunto un po' di sale nel sugo, ho aggiunto un dado praticamente, io quello granulare, ho aggiunto due cucchiaini e poi ho aggiunto in pratica una bottiglia di salsa piena d'acqua. Adesso copro e faccio cuocere. Qui invece ho messo il sale e tra un pochino, verso fine cottura, vado ad aggiungere la besciamella. Vado ad aggiungere la noce moscata, scusa. Allora, la besciamella è pronta, l'ho spenta e ho aggiunto, ve l'ho già detto, noce moscata e anche un goccino di pepe. Il gusto non è niente male, fatta anche con queste farine. Vi farò poi sapere una volta assemblata. Adesso vado a sciacquarmi questo, perché qui vanno a fare il budino alla nocciola. Qui i budini nel frigo a raffreddare. Adesso io devo uscire un secondo e niente, vi racconto poi dopo mentre siamo qui. Sto uscendo. Devo fare veloce perché sono in casa da soli, ma non potevo fare altrimenti perché devo andare fino in farmacia e non posso farli uscire tutti quanti. Maurizio purtroppo, cioè purtroppo nel senso, è a lavorare e quindi come faccio? Ne ho lasciati un attimo, tanto la farmacia è qua sopra, quindi faccio veloce. Volevo dirvi che presto vedrete nei video una intro nuova, fatemi sapere poi se vi piace. Chi mi ci segue anche su Instagram l'ha già vista, perché ho caricato alcuni video su Instagram e lì l'ho già messa. Oggi il cielo non è affatto male, ma adesso vi faccio vedere dove sto passando, in mezzo alla selva oscura. Ma per fare appunto più veloce, così proprio ci metterò 5 minuti. Sono arrivata su dove c'è l'incrocio e è passato un minuto e mezzo. Questa cosa non se ne vuole andare. Comunque, grazie alla Portion Control Diet, ho perso un sacco di centimetri. Il semaforo funziona di nuovo. Non mi sono più più misurata, ma lo dovrò fare con l'aiuto di Giorgia. Ne ho persi davvero tante. Ho le foto, ma mi vergogno tantissimo. Ed è per quello che ancora non l'avete viste. Perché il cambiamento è tanto.
però mi vergogno. La mia coach le ha viste e l'ho fatta venire, ovviamente. Va bene, adesso attraverso. Sono 2 minuti e 40. Forse ci metteva 6 minuti. Ma comunque, sono quasi arrivata. Sperando che il dottore l'abbia già lasciata, ma secondo me, che sono arrivata, ci vediamo qui. Come vedete là, c'è la farmacia. Io sono appena uscita. Ad arrivare ci ho messo 3 minuti, 6 minuti da soli, non penso che succeda niente. Mi sta chiamando Maurizio, devo metterli giù, poi dopo lo chiamo. Sono arrivata a casa dei bambini. Titti, cosa fai in mezzo alla strada? Guardate. Vieni, vieni. Mi ha seguito. Scusate. Guardatela. Era qui. C'è anche Guido. Oh, Madonna. Io non guardo. C'è anche l'altro gatto, quello rosso. Poi per qua, vieni, dai, veloce. No, adesso stai qua almeno tu. Guido, vieni. Non dovete seguirmi quando vengo qui. Cioè, non è che poi ci vengo. Andiamo, Guido. Dai. È pericoloso, qui passano le macchine. Mi schiacciano. Guido, dai. È lì. Lo vedete? Vabbè, lui passa interno, bravo Guido. Purtroppo ci è sparito l'altro gatto, tigrotto. Non ho idea di che fine abbia fatto. Non so se qualcuno se l'è preso perché era molto coccolone o se passando qui potete immaginare che fine possa aver fatto. Non credo, però boh. Dai, 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 ecco, allora, corrono, dai, andiamo, dai. Non sono due gatti, sono due cani che mi seguono. Ecco, ho perso un po' di tempo con loro, ma comunque dovrei starci sempre nei 3 minuti. Dai, forza Guido, Titti. Guido, mi, vieni. Ah, devi fare, deve lasciare il suo segno che è passata. Ma li potete vedere quando inizia a attaccare, è come due fulmini. 3 minuti e sono arrivata sotto. Ok, dai, andiamo, dai, andiamo a casa, su. Non seguiteci mai più, Seguitemi, perché sono uscita da sola. Siamo qui. Una. Lì c'è la stocca dei piccioni. E Guido è già andato avanti. Comunque sono arrivata a casa. Visto 5 minuti d'orologio, proprio devo andare solamente a prendere queste ricette per Maurizio, perché è per quello che sono tanto preoccupata. Maurizio soffre d'asma, quindi per lui è pericoloso questa cosa che c'è adesso in giro. E ha bisogno degli spruzzini e quindi sono andata a fare la ricetta, sono andata a prendere. Ok, adesso sono arrivata e ci vediamo dopo, vi faccio vedere come assemblo la pasta al forno. Qui c'è la prima teglia per noi. Ho fatto, vabbè, pomodoro, lasagna, ho queste qui già pronte.
quelle dell'Eurospin, lasagna, sugo, besciamella e così fino alla fine. Invece adesso per Maurizio e Gabriele vi faccio vedere quello che... Allora, ho messo la pasta in un contenitore, adesso ci metto il sugo, un po' di besciamella e un pochettino d'acqua di questa qui naturale, così, e in modo che rimanga non liquida, però comunque molto più bagnata perché la faccio cuocere direttamente nel forno. Perché in tutte le sfighe che ci sono, oltre al fatto di stare chiusi in casa e tutto, ci si è anche rotto il lavandino della cucina. E quindi adesso devo fare così. Faccio la pasta risottata, qualcuno l'avrà vista su Instagram per fare la pasta normale, però adesso come facevo? E allora ho fatto che fare così e speriamo che venga buona. Vado adesso, la preparo, vi faccio vedere quando poi sarà nella teglia e poi le vado a mettere in forno. Allora, prima di andare in forno, quella di Gabriele Maurizio si presenta così. Come dicevo, ho messo un po' d'acqua in modo che poi la pasta in cottura riesca a prenderla e non si asciuga troppo, un po' di besciamella sopra. Abbiamo finito purtroppo il formaggio e quindi sopra, anzi no, ce n'è un pezzo, aspettate. Perché poi ce la faccio. Ecco, non so se riuscite a vederlo, ci ho messo un po' di formaggio, adesso lo vado a mettere anche sul nostro e le metto in forno. Messa in forno a 200 gradi, non so se riuscite a vederlo perché è buio, non si vede quasi più. Comunque dice ecco 200 e niente, adesso vediamo per una mezz'oretta sicuro. Quindi ci vediamo quando sono pronte. Ecco, anche la seconda è pronta. Adesso qui è avanzata un po' di besciamella, la metto in un contenitore per domani. Che per pranzo ho intenzione di fare col riso avanzato di oggi farò delle polpette, crocchette, polpette, adesso vediamo comunque una cosa del genere, che questa qua ce l'ha in mezzo, così da condirla un po'. Ecco l'appena uscita dal forno, così è come si presenta. E questa qui invece è quella senza glutine. Adesso faccio assaggiare per vedere se è cotta. Ecco, questa qui invece è la teglia grande. Si presenta così. Adesso vado a mangiare. Tutti e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo vlog. Cominciamo sempre mentre cucino. Oggi per pranzo farò uno sformato con questo riso. Allora, in pratica è il riso avanzato di ieri. Ci ho aggiunto tipo 3 quarti di questa panna qui vegetale. Poi ci ho aggiunto la besciamella che ho fatto ieri. E poi 6 uova. Ho mescolato tutto. Adesso vado ad aggiungere un pochino di pan grattato, quello senza glutine ovviamente, così può mangiarlo anche Gabriele. E poi vado a mettere nelle teglie, così metto in forno e cuoce. Adesso poi vi faccio vedere quando lo metto nelle teglie. Ora, eccole qui nelle teglie. Adesso vado a spolverizzarle con un po' di pan grattato, così almeno fa quella bella crosticina. E poi faccio scaldare il forno a 180 gradi. Thank you.
eccoli pronti, adesso li facciamo raffreddare un po'. Allora, hanno cotto 180 gradi per 40 minuti e 200 gradi sul grill per 10 minuti e questo è il risultato. Adesso lo facciamo raffreddare un po' e poi tanto finiscono di fare i compiti così poi pranziamo. Finito di mangiare mentre adesso loro si rilassano un po', che stamattina comunque hanno fatto i compiti che dovevano, io stiro un po' perché tanto lo dovevo fare, quindi visto che non si può uscire, stiro. Manu sta giocando a Fortnite, Giorgio e Madonna. Su che registra un video per YouTube. Sabrina e Gabriele stanno giocando con Pia e Giada No, piccolate! sta con ecco. Qui c'è qualcuna che aveva sonno, era stanco. Io ho finito di stirare e adesso, vabbè, volevo editare un video, ma intanto che faccio addormentare bene lei, guardo il video di Robertina, poi edito il video da pubblicarvi e poi devo mettermi. In pratica, vabbè, Pia ha dormito un po', poi quando ho provato a metterla giù si è svegliata, io ho i capelli da lavare. E quindi gli abbiamo fatto il latte e adesso ce l'ha Manu e gliene sto dando Manu. Io adesso mi metto a preparare la cena. Stasera faccio, qui sempre c'è casino, metti in ordine ma c'è sempre casino, vabbè. E faccio le patate nella pentola. Con le fettine impanate, ci sono sia rosse che di pollo, e così facciamo un po'. E basta. Adesso vado e vi faccio vedere come quello che cucino. Bye.
cominciato a far soffriggere un po' la cipolla. Adesso poi vado a tagliare a tocchetti le patate e ce le metto dentro. Le ho tagliate tutte, come vedete. Adesso metto il coperchio e le lascio andare un pochettino. Ogni tanto le mescolo e poi dopo ci vado ad aggiungere un pochettino di aglio in granuli, un pochettino di cipolla e basta. E basta. Ah, e due cucchiaini di dado granulare in modo che si insaporiscono bene e basta. Comunque dopo vi faccio poi vedere. È stato male. Ci stai mangiando tutta l'impanata. 1, 2, 3.